Ciao a tutti, oggi decimo giorno, vista la bella giornata, sembrerebbe una bella giornata oggi, ci stiamo dirigendo verso le cascate delle Marmore e poi faremo il lago di Piediluco. Arrivati alle cascate delle Marmore abbiamo fatto il biglietto online, di norma c'è il pacchetto ingresso e parcheggio e stiamo percorrendo il sentiero per raggiungere appunto le cascate. Il costo totale è di 10 euro a testa più 2 euro di tasse e 5 euro di parcheggio. Questa è la mappa delle cascate, adesso noi siamo praticamente qui in basso e dovremo salire tramite sentiero 1 fino al primo salto. Sulla salita del sentiero 3 troviamo questa casetta in pietra che è l'info point, quindi dove recuperare mappa e chiedere eventuali informazioni. Noi proseguiamo per il sentiero 1. Questa è la sirena che preannuncia l'apertura delle cascate. Allora, abbiamo visto l'apertura della cascata, adesso viaggerà a pieno regime per un po' di tempo e bellissimo. Allora, adesso vi rifaccio vedere il sentierino che abbiamo percorso prima. Questo è il pezzo più semplice perché viaggia in piano, ma ci sono dei punti che veramente tirano da paura. Ovviamente lo spettacolo che c'è poi lassù è indescrivibile. Comunque adesso ci stiamo spostando verso un altro punto panoramico e vediamo da lì come si vedono le cascate. È un punto un po' più in basso. Noi prima eravamo al Belvedere superiore e adesso vediamo di scendere a metà collina. Questo è il balcone degli innamorati che dà proprio sfogo poi al centro della cascata e al salto, ma è solo su prenotazione. Qui ora ci troviamo nella parte inferiore, lato monte delle cascate, e adesso prenderemo quest'altro sentiero e risaliremo fino a metà collinetta. Fondamentale qui la vestizione con i key weights se non ci si vuole bagnare. Adeguatamente organizzati proseguiamo la visita. Ecco qui la cascata, se si gira, vediamo, eccola. Guardate che bello. Qua mi sa che ci si lava tantissimo, mamma mia, mamma mia, mamma mia, al pief, qua piove, aiuto, bellissimo però, mamma mia che spettacolo. Qua ci sono i fra incappucciati.
Comunque, alluvione in atto, una lavata pazzesco, ma bellissimo, cioè non so come spiegarvi questa cosa, è fantastico. Lo spettacolo della Madonna, proprio bellissimo. E cioè guardate, l'acqua che prendi merita proprio tutta, perché spettacolare, spettacolare, guardate. Cioè non c'è proprio, non so come spiegarlo, ma bellissimo. Ci stiamo spostando adesso nella parte bassa. Anche qui dovrebbe essere un po' più tranquilla, però anche qui il rischio di bagnarsi è alto. Praticamente siamo proprio sotto alla cascata, nel punto più vicino. E adesso vediamo un po'. Allora, ricapitolando un po' il percorso che abbiamo fatto fino adesso, appena arrivati abbiamo seguito per il sentiero 1 che porta al Belvedere Superiore. Ci vuole circa una quarantina di minuti per percorrerlo. Valsa assolutamente la pena perché siamo arrivati in tempo per vedere il rilascio dell'acqua. Dopodiché siamo scesi e abbiamo seguito per il sentiero 2 che ci ha portato a due terrazzine, una superiore e una inferiore. Sentiero 2 assolutamente ci si lava, infatti serve il key weight. Tramite questo ponte adesso ci stiamo spostando verso il Belvedere inferiore, che rimane dal lato opposto delle cascate dove eravamo prima. D'Europa. Sono suddivise in tre salti, ognuno dei quali è straordinario, bellissimo, davvero uno spettacolo della natura che merita davvero una visita. E dal Belvedere inferiore stiamo proseguendo per il sentiero numero 4 che si trova di fronte alle cascate. Anche qui sembra che si debba salire un po'. Infatti stiamo iniziando a salire i primi gradini. Ed eccoci arrivati alla piazzola del sentiero numero 4, da qui riusciamo a vedere una bella parte della cascata dal salto iniziale a tutti i vari gradoni che fa fino a dove inizia il fiume. Quindi qui è una posizione perfetta, adesso riscendiamo e vediamo cosa fare, se andare a fare un giro fino al lago o spostarci nella foresta del Nero. Abbiamo appena terminato la nostra visita alle cascate delle Marmore. Le cascate prendono l'acqua dal lago di Piediluco e successivamente sgorgano nel fiume Nera. Ci sono diversi sentieri all'interno del parco. I primi quattro si trovano in prossimità di Salti, mentre il 5 e il 6 sono più esterni. Il primo conduce al Belvedere Superiore, dal quale si ammira proprio il primo salto della cascata. Il secondo sentiero si trova in prossimità del secondo salto e praticamente ci si bagna totalmente perché si è proprio sotto al salto. Il terzo è più un sentiero boschivo, mentre il quarto si trova di fronte alle cascate, quindi si ha una visuale frontale delle cascate. Tutti e quattro bellissimi,
l'unico consiglio che ci teniamo di dare e da guardare sul sito è l'apertura e il rilascio dell'acqua. Se si vuole ammirare questo spettacolo conviene arrivare un po' prima, così da avere il tempo di raggiungere i sentieri dove poterlo vedere. E adesso noi proseguiamo, ci vediamo dopo. Ciao ciao! Dopo la visita alle cascate siamo venuti a visitare il lago di Piediluco, che dista proprio un paio di chilometri, e adesso andremo a fare una passeggiata sul lungo lago e vedere il centro storico. Ed eccoci sul lungo lago e qui vediamo anche il lago di Piediluco. Dal lungo lago ci spostiamo verso il centro paese. Per il centro paese ci sono tutti questi piccoli veicoli che partono dalla strada del lungo lago e che danno accesso alle varie abitazioni. Dunque, terminata la visita al lungo lago e al centro di Piediluco, è un paesino con questo lago molto tranquillo e comunque molto carino. C'è la possibilità di appunto fare questo giro del lago. Abbiamo visto anche il centro storico, come dicevo, un paese piccolino, tranquillo, ma comunque che merita una visita se in zona. E carina anche eventualmente per chi volesse farla la crociera con le barche sul lago. Nulla, adesso noi riprendiamo la macchina e torniamo direzione alloggio. Nel caso ci sentiamo più tardi. Ciao! Alla fine abbiamo deciso di rientrare nel nostro alloggio. Il tempo di uscire a cenare e rientreremo poi per riposarci un po'. Quindi noi siamo quasi arrivati, dopo una giornata bellissima e impegnativa, vi salutiamo, mi raccomando continuate a seguirci e ci vediamo domani. Ciao ciao!